Ebbene ragazzi, eccoci qua su Piante contro Zombie 2. Nell'ultimo episodio siamo andati nel mondo del futuro lontano, dove abbiamo incontrato degli zombie molto particolari. Ad esempio, c'è un tipo degli zombie con delle macchine robotiche avanzate, in cui tipo uno, in particolare, era diciamo una specie di zombie porta futuristico, mentre tipo un'altra macchina era diciamo una specie di cono segnaletico, ma molto resistente. Tipo come uno zombie orco simile. Diciamo che inoltre abbiamo incontrato anche i zombolini con delle macchine piccoline che vanno secondo me più velocemente dei zombolini degli altri mondi. Oggi in questo episodio andremo avanti nel futuro lontano per vedere un po' cosa ci aspetterà questo mondo futuristico. Andiamo a vedere. Ok, grazie per le 5 gemme. Ok, siamo a 14 gemme. Ok ragazzi, passiamo al sesto giorno nel futuro lontano. Andiamo. Dove sbloccheremo quella pianta in cui rilasciava quella specie di sfera, tipo. Si possono scegliere amici, ma non queste piante. Ma alcune delle mie migliori amiche sono delle piante. Oddio, però le piante vedi che sono migliori amiche perché comunque ti aiutano tanto, eh. Sofia, l'attacco degli zombie con le piante a disposizione. Ah, ce le ha date proprio lui le piante, ok. Ci abbiamo. Ok, non malino, non malino. Allora, iniziamo a mettere qua i girasoli, così iniziamo a fare una bella fila. Allora, qui abbiamo due quadrati, due triangoli e due X. Ah, ho scoperto inoltre con queste forme che dobbiamo abbinare. Non possiamo tipo fare tipo che attiviamo uno di questi e si attiva pure questo. È successo in tutti gli altri. Si abbinano solamente con il proprio colore e forma, ho visto. Immagino tipo la spara semi a livello 10. Ah, abbiamo un problema, non abbiamo le piante che riescono a oltrepassare questa porta. Ah, sì, forse è cavolbot. Tanto è bello resistente, eh? Ah, si toglie, ok. Perfetto. L'aveva ripiazzato per caso quel coso? L'aveva rimesso, ho visto. Arrivano altri zombie. Allora, mettiamo un bel cavolbotto qui con un bel potenziamento. Vai! Questi sono andati. Adesso mettiamo un bel potenziamento anche qua con questo cavolbotto qui. Vai! Cosa spuntava? Fammi vedere. Lo mangiavano? Fammi vedere. Ah! Spuntano dei cosi qua! Ok. Vediamo questi qua, perfetto. Un altro potenziamento. Olè. Sta arrivando una gigantesca onda di zombie. Aia. Potenziamento uno qui e uno qui. Perfetto, giorno 6 completato. Eccola, la pianta costa 350 soli. 50 soli in meno rispetto al cannone. Credo costa così tanto perché comunque fa molto danno. Lancia potenti palle al plasma. Riscattiamo qui la pignata, vediamo un po'. 100 monete, 2 cedro si chiama. Ok, e 2 di trifoglio, perfetto. Oh no, ci abbiamo lo zombie segnalettico robotico. Qua abbiamo tutte le forme di tutti i tipi. Allora, iniziamo a mettere qua girasoli. Ok, mettiamo un bel fiore d'oro. Così da un po' di soli per acquistare molte altre piante. E comunque il fiore d'oro è molto utile perché costa zero e ti dai soli praticamente gratuitamente. Ok, stanno aumentando il numero degli zombie e anche delle bandiere perché adesso minimo sono sempre due. Qui mettiamo una bocca di drago e qui mettiamo un pero così ci prende la foglia. Mi è già arrivata. Attenzione, girasole qui. Ok, una bella ciliegia. E ancora resiste! C'è fortissima sta macchina! Ma veramente uno zombiotto sta macchina! Sta arrivando una gigantesca con gli zombie, attenzione! Eccoli! Allora, qui una bocca di drago, perfetto! Potenziamenti, vai! Ok, così facciamo fuori questi qua piano piano. Una bella ciliegia, perfetto. Questi sono andati. Ora mi serve una bella ninfa guerriera, così prendiamo la foglia, perfetto. E altri potenziamenti, vai! Mi sono arrivati anche lo sciame robotico. Potenziamento sul pelo, che adesso lo colpisce più volte. Una volta. Sì, può farlo anche più volte, forte. Una bella ciliegia qui. E questi sono andati. Quanti arrivano? Potenziamenti, vai. Vai, vai, vai. Sganciamo di tutto e di più. Sganciamo di tutto e di più. Ha un bel pelo qui sicuramente. Ok. Pelo d'oro. Un'altra guerriera. Così facciamo potenziamenti per i parasemi. E giorno 7 l'abbiamo completato. Cos'è un tablet? Non so se è un tablet futuristico, una specie di cosa tipo per assegnare tipo gli appunti, non lo so, vediamo un po'. Errore 404. A quanto pare si è verificato un errore, puoi venire qui a risolverlo, Penny? Brain not found, please, Reynolds Brains. Aia. No, aspettate, aspettate. Non dimmi che questo è segnato lo zombie orco, per favore. Non dimmi che hanno messo anche lo zombie orco in modo futuristico che non so come l'hanno fatto, eh. Hai provato a staccare la spina e riattaccarla? Non si vede qui una spina però. È vero che quando ci sono 25 giorni nel giorno 8 c'è lo zombie orco. Mi sono dimenticata questa cosa. Bentornato giardiniere. Da quanto tempo zombie? Sono passati circa 3000 anni.
In quest'epoca i tuoi cervelli sono stati ritirati secoli fa. Saranno ritirati di nuovo tra breve. Ma mio non lo prendi facilmente. Dal prof Gazombotron. Attenzione vicino, sono quasi sicuro che non stesse parlando dei miei cervelli. Tutto dimostra il contrario. Sulla fine un gigantesco attacco nel futuro lontano. Sopravvivi senza perdere tua serva. Ah, gliela vedo brutta. No, no, mi rifiuto di affrontare quel coso. Già iniziamo, ok. Cosa fa il fagiolo laser che non l'ho mai provato? Forte! Interessante il fagiolo laser. Allora, qui abbiamo un trifoglio, voglio poi testare. Ah, mettiamo una bocca di drago. Ma quello zombie orco tipo? Cioè, ma perché aveva due cosi invece di uno? Scusatemi. Vabbè, qui mettiamo un colpo a plasma, ok. E qui un'altra bocca di drago. Comunque tra i nuovi zombie. Ah, possiamo anche piazzare questi cosi nella modalità carrello, non lo sapevo. Stavo dicendo che quando noi incontriamo un nuovo zombie, in particolare lo zombie orco, e lui spunta dopo tipo una bandiera, tipo così, mentre quelli nuovi, dopo zombie, spuntano dopo un po'. No, ci sono sia zombie quelli con il cono e quelli orco, sì. È un attimo un casino questa roba. Non ci abbattiamo facilmente, possiamo sconfiggerli tutti. Allora, iniziamo, potrei iniziare qui drago, ok, così lo siamo andati. Sta arrivando la gigantesca dopo i zombie, ecco un fagiolo. Adesso, mi serve un attimo. Ecco il zombie orco, che fa? È come gli altri più o meno, non fa niente particolare, però vedo che c'è due cose qua. Lo sono andato qua con l'inizio, ok, e questo è andato. Ah, possiamo fare anche una cosa, guardate. Uno. Hola! Che invenzione che ho creato. Sta arrivando la gigantesca con i zombie, aia. Ah, avanti zombie orco. Invenzione, vai, vai. Ok. E qua ci siamo. Voglio vedere un attimo che fanno questi zombie orco, sono un attimo curioso. No. Un momento. Aveva degli occhi laser. E inoltre c'è anche due cosi, che non so se colpisce tutti e due solo con uno, quello non lo so questo. Ma questo zombie orco ha sparato dei raggi laser. In combinazione pure con quello del cono segnaletico, sono proprio una combo a 100 monete. Oh, che pianta era quella? Come si chiama? Superba. E questa è? La pesca. Giorno 9, non avere più di 15 piante. Mica obiettivo difficile comunque un pochino, eh. Vabbè, useremo maggiormente la spada semielettrica allora. Giorno 9. Allora, iniziamo a mettere qui un bel fiore d'oro, così da un po' di soli, perfetto. Allora, qui abbiamo quadrati, its e triangoli, ok. Di più non ci sono per ora. Ah, qui mettiamo la spada semielettrica, ok. E facciamo una bella fila di girasoli. Ok, sta arrivando lo zombie con la barriera qui. Ah, qui mettiamo una bocca di drago fredda. Sta arrivando già una gigantesca con gli zombie, mi veloci sono. Potenziamento a girasole, così da anche l'altra parte i soli. Perfetto. Adesso dobbiamo usare un potenziamento qui. Ok, uno. Sia i soli che un altro potenziamento, ok. Qui mettiamo quel ferro. E c'è una spada semielettrica, una minisfea e una spada semielettica. Oh, questi zombie del futuro stiamo attenti, perché devo un attimo studiarmeli bene. Cioè, adesso qui c'è lo scemo robotico, che comunque i zomboli non sono tanto resistenti. Mettiamo un potenziamento qui. Ok, uno. Vai, ok. Di quante foglie? Eccoli che arrivano. Allora, potenziamento 1, 2, ciliegie, vai. E giorno 9 l'abbiamo completato. Abbiamo trovato questa pianta qui che è la pesca, no? Che fa questa pianta? C'è tipo una specie di antenna. M pesca, disattiva tutte le macchine in una determinata area. Bella sta pesca. E adesso facciamo delle nuove ste macchine. Innanzitutto riscattiamo qui la pignata, ok. Allora abbiamo 100 monete e abbiamo 31.000 monete. Cedro e la pesca. Aspettate un secondo, mi è venuto un attimo un ricordo. Cioè tipo quel ricordo simile a una cosa che abbiamo già visto, tipo lo zombie ballerino. Lo zombie ballerino. Perché vedo che c'ha le scarpe simili e c'ha pure tipo lo stile simile. Mettiamo qui tre girasoli né più. Sì, facciamo un potenziamento e mettiamo su tutti e tre. Ok, così abbiamo anche un po' di soli. Zombie sia quello che penso, perché comunque ci assomiglia un botto al zombie ballerino. Essendo che è un mondo futuristico prende molte cose dal presente, quindi. Adesso qui mettiamo una bella spada semielettrica. Ok, abbiamo fatto una bella fila di spada semielettriche. Ora prendiamo qui la foglia da questo zombie, che quando è verde vuol dire che c'ha la foglia. Ah, abbiamo lì lo zombie segnaletico robotico. Allora, mettiamo una bella ciliegia così questo può andare, ok. Qui mettiamo un bel ferro, anzi lo mettiamo qui così usiamo una bella ninfea per potenziarlo, vai. Ok, perfetto. Sta arrivando la gigantesca da di zombie, eccoli. E questo zombie che fa?
Quello che dicevo io! Ma quello che dicevo io! Ciliegia! Via! Ok. Qui ne abbiamo un altro. Mettiamoci un bel pero. Ok, e via anche questo. Quando che i zombie qua che rilascia sono i zombie ballerini, appunto, quelli dell'uno. Ok, questa è una bella ciliegia. Sta arrivando una gigantesca di zombie. Aia. Eccoli. Potenziamento 1, 2, 3 e 4. E anche un bel pero. Infea, ok. Attimo qui. Perfetto, giorno 10 completato. E vabbè ragazzi, vedo questo episodio, lo possiamo concludere qui, spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio continueremo questa avventura nel futuro lontano, dove devo dire che già questi due zombie che abbiamo incontrato, cioè lo zombie orco futuristico, che poi non era più uno zombie orco ma bensì uno zombie orco meccanizzato, e questo altro zombie che abbiamo incontrato che rilascia questi quattro zombie ballerini, che erano quelli dell'uno, praticamente diciamo che stanno iniziando a fare innovazioni molto tecnologiche. Devo dire che lo zombie orco in questo mondo è un bel problema, perché se lo incontriamo in un momento sbagliato, lo sfida un po' difficili, questo ci potrebbe causare molti problemi. Però se siamo ciliegie e pero, magari non ce li causa così tanti. Per questo episodio è tutto, e ci vediamo al prossimo episodio di Piante contro Zombie 2. Ciao a tutti.